Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Assoluta oscenità, questa è la dichiarazione del procuratore di Paola Bruno Giordano alla luce dei nuovi riscontri sull'indagine del cimitero di Serra d'Aiello. In due loculi quattro corpi, registri cimiteriali confusionari e loculi chiusi ma vuoti all'interno. La procura non si ferma e cercherà di far luce su questa macabra storia. Intanto però sono sorti problemi logistici sul luogo in cui custodire le salme e il gran caldo di questi giorni non aiuta il lavoro degli inquirenti. Da quanto emerso dalla conferenza stampa del procuratore di Crotone Raffaele Mazzotta sulla vicenda dell'IGV Club di Le Castella, i responsabili del villaggio avrebbero utilizzato per la fornitura dell'acqua della struttura non la rete idrica comunale ma una sorgiva interna, con la presenza di colibatteri fecali in dosi elevatissime e per lenirne i possibili effetti negativi avrebbero pensato di versare semplicemente della mucchina. Da ciò l'emissione dei tre avvisi di garanzia al responsabile del villaggio e ai due responsabili della manutenzione. Inaugurato ieri il Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, soddisfatto il direttore generale Vincenzo Ciconte. La cosa più importante finalmente è che siamo contro tendenza a livello nazionale, dove ci vedevano come Calabria, come le incompiute. Invece al contrario, noi al collaudo segue dopo 20 giorni l'apertura di queste strutture che daranno servizio ai cittadini. La nuova rianimazione, su una superficie di circa 1000 metri quadrati, è dotata di 16 posti letto con 8 sale operatorie e 4 locali visite per i codici verdi, gialli e rossi. Presenti all'apertura, tra gli altri, il sindaco Rosario Olivo, il governatore della Calabria Loiero e numerosi cittadini. Sarà facile raggiungere il nuovo pronto soccorso grazie al nuovo ingresso dalla tangenziale. L'amministrazione provinciale di Reggio Calabria ha presentato ieri l'evento sportivo che oggi a Motta San Giovanni celebra la seconda edizione del trofeo Francesco Verducci, con una gara di corsa su strada denominata Americana e che vedrà importanti nomi di grido del podismo mondiale impegnati in un esilarante carosello che ad ogni passaggio sul traguardo designerà gli atleti che saranno via via eliminati. Oggi pomeriggio sarà presente quale atleta aspirante al successo finale Gennaro Di Napoli, pluricampione del mezzofondo italiano ed internazionale. Inizierà oggi una campagna sulla guida sicura che durerà fino al 30 settembre, presentata e sottoscritta ieri mattina dal prefetto di Crotone Luigi Varratta, Renato Alfano, comandante provinciale della Polizia Stradale, Pietro Vulcano per l'ASP di Crotone e Salvatore Pontieri, responsabile medico della Polizia di Stato. Il laboratorio di analisi in questo caso diventa mobile e quindi accompagna la pattuglia della Polizia Stradale. L'iniziativa prevede dei controlli immediati per l'assunzione di droga e alcol, grazie ad un camper attrezzato che fungerà da vero e proprio laboratorio mobile. Sarà anche attraverso l'etilometro che si potrà stabilire se c'è un'alterazione psicofisica del conducente. La soglia, insomma, prevista dalla legislazione italiana è 0,50, attualmente più alto in Europa, e ci sono studi autorevoli dell'OMS, Organizzazione Mondiale di Sanità, che hanno stabilito che già con un tasso a 0,20 c'è uno stato di alterazione psicofisica del soggetto. Da oggi sui banconi delle reception di ogni struttura alberghiera si troverà esposta la carta dei diritti del turista, un opuscolo dalla copertina verde composto da 106 pagine fitte di indicazioni e di informazioni ed illustrate con le foto più suggestive del paesaggio calabrese. Il dépliant è stato realizzato dalla Regione Calabria e presentato a Catanzaro dal presidente della Giunta Gazio Loiero, affiancato dall'assessore al ramo Damiano Guagliardi e da quello all'ambiente Silvio Greco. Turismo ed ambiente sono infatti le carte su cui la Calabria punta nonostante la crisi incombente a livello mondiale ed i segnali di malessere essere del mare evidenziati dagli interventi della magistratura.